Allora, Riccardo Cucchi, abbiamo parlato di come cambia lo sport in televisione ma anche in radio, oltre che su internet. Ecco, come cambia la radio in questi anni? Ma la radio, diciamo che ha seguito un'evoluzione naturale, mi permetto di dire così, che naturalmente la capacità di adeguarsi alla realtà. Come ho detto anche oggi, la radio sembra apparentemente un mezzo vecchio, lo è, per dato anagrafico, 90 anni, ma in realtà forse è il mezzo più moderno, malgrado l'avvento delle piattaforme televisive satellitare, a pagamento, l'evoluzione dei siti web, i social, Periscope, eccetera, eccetera. La radio rimane ancora un punto di riferimento saldo nella credibilità, nella percezione di credibilità da parte dei radioascoltatori, proprio perché è un mezzo che, tutto sommato, pur essendo così antico, è quello che più in fretta e prima degli altri ha capito che doveva evolversi. Ecco, però i media hanno subito tante trasformazioni con il web, però forse l'unico programma della storia che non ha subito nessuna modifica dei suoi inizi è Tutto il Calcio minuto per minuto, o sbaglio? Assolutamente, sono esattamente 56 anni, 10 gennaio 1960, che Tutto il Calcio vive della geniale intuizione, mi permetto di dire, di Zavoli, Bortoluzzi, Moretti, che lo inventarono e che scoprirono sostanzialmente la radio. Io sono convinto che Tutto il Calcio abbia reinventato la radio, la radio abbia reinventato se stessa con Tutto il Calcio, inventando tra l'altro la All News moderna, no? Perché cos'è se non una All News? La regola è semplicissima: finestre che si aprono sulla realtà in evoluzione e che interagiscono tra di loro. Beh, è quello che facciamo oggi. Ecco, c'è chi dice, che insiste nel dire che la radio un giorno morirà. Questo non è vero. Eravamo preoccupati negli anni 80-90, quando cominciarono evidentemente ad arrivare le piattaforme televisive a pagamento, le partite che non si giocavano più in contemporanea alle 14:30, pensavamo anche noi che fosse giunta la fine. Bene, vi dico che invece gli ascolti sono cresciuti, anche perché, tutto sommato, la moltiplicazione dei giorni di trasmissione, quindi del numero di partite in fasce orarie così diverse, tutto sommato ci agevola, perché l'ascoltatore può sentirci ovunque, in macchina, al lavoro, in qualunque momento della sua vita, anche in movimento. Il telespettatore ha bisogno di una poltrona e di una televisione. Non sempre possibile. Grazie Riccardo Cucchi. Riccardo, noi siamo Umbria Radio, radio ufficiale del Perugia, sì. Calcio e della SIR. Io faccio le radio cronache del Perugia, quindi secondo lei, cioè, noi ovviamente siamo una radio regionale ed è da parte nostra impossibile non essere di parte, no? Però, quindi questo, secondo lei, quanto è importante trasmettere le emozioni al radioascoltatore? Io sono un po' perplesso, ti dico la verità, sulle radio telecronache di parte. Naturalmente voi fate, come doveroso naturalmente, il tifo per il Perugia, no? Altri fanno il tifo per altre squadre, lo sapete, anche Sky ha scelto ormai di fare la doppia telecronaca, anche Mediaset, doppia telecronaca, quella, diciamo, obiettiva tra virgolette, e quella di parte. Va benissimo, è divertente, ha una condizione però, che non si insegni, ecco, o meglio, che non si faccia disimparare a coloro che ascoltano voi, che comunque l'avversario va rispettato, che l'arbitro non sbaglia solo quando punisce il Perugia, e che ci sia naturalmente la capacità di capire che è un gioco, uno sport, e rispettare tutti, anche gli altri. Sì. Tifo, ma pur rimanendo nella giustizia, diciamo, del campo. Nella civiltà e nel rispetto dei valori sportivi. Grazie.